Por lo tanto, hoy es un día de mucha alegría para todos y especialmente para el mundo teosófico. Hoy hemos invitado y tenemos entre nosotros a Antonio Girardi, que es el secretario general de la sección italiana. Grazie Angus e grazie naturalmente a voi tutti per questo invito. Giuseppe, puoi tradurre tu? È una cosa bellissima che si ritrovino, diciamo, i teosofi di tre paesi, la Spagna, il Portogallo e l'Italia. E io ringrazio naturalmente Enrico, oltre che Giuseppe e Patrizia di rappresentare, diciamo, il nostro paese oggi pomeriggio. Io credo che essere insieme sia una delle essenze della teosofia. Io credo che ci sia un salmo che spieghi molto bene il fatto dei fratelli che si ritrovano, e quindi lo dirò in latino, in modo che, come dire, in un certo senso, visto che tutte le nostre lingue sono lingue neolatine, troviamo un punto in comune. Il salmo è quello che recita così: ecce quam bonum et quam iucundum est abitare fratres in unum. Com'è bello che tutti i fratelli si ritrovino insieme sotto lo stesso tetto. La mia conversazione di questa sera, come sapete, riguarda il Kali Yuga, ma vuole riguardare anche l'approccio teosofico alla vita. E il titolo è proprio La teosofia, faro luminoso per la vita quotidiana anche in epoca di Kali Yuga. La tradizione indù ci indica che il Kali Yuga ha avuto inizio con la morte di Krishna, convenzionalmente il 18 febbraio 3102 avanti Cristo, ed avrà una durata di 432.000 anni, concludendosi con l'apparizione della decima incarnazione di Vishnu, che nella forma del Kalki Avatar apparirà su un cavallo bianco, simbolo non solo della purezza che ritorna, ma anche del ritorno vibratorio all'unità. Possiamo ricordare che il bianco è il risultato del movimento simultaneo e rotatorio della scala cromatica di base. Il Kali Yuga, il quarto degli Yuga, rappresenta l'epoca del disordine, della disarmonia e in ultima istanza della distruzione delle vecchie forme. Questi sono gli Yuga della tradizione induista. Satya Yuga, e questa è l'epoca dell'oro, e ha una durata di 1.728.000 anni. La dominante di questa età è la virtù sattva e si esprime attraverso lo yoga e la meditazione. Il Tetra Yuga invece è l'età dell'argento e ha una durata di 1.296.000 anni. C'è un leggero decadimento dei valori e vengono compiuti sacrifici per favorire l'evoluzione. L'umanità si divide tra le persone che appartengono a comunità che seguono la spiritualità e quelle che seguono invece la materialità. E poi il Dvapara Yuga, che ha una durata di 864.000 anni ed è l'età del bronzo. C'è un'ulteriore decadenza e la realizzazione spirituale avviene attraverso l'adorazione delle divinità. Materialisti e spiritualisti cominciano a nascere sotto lo stesso tetto. Arriviamo al Kali Yuga, l'età del ferro, e qui la spiritualità e la materialità sono presenti nello stesso individuo e sono spesso in lotta fra loro, perché l'individuo si identifica nel corpo e nel piccolo io della personalità. C'è stato e c'è un dibattito sul fatto di considerare i valori numerici della durata del Kali Yuga in modo letterale, oppure di valutarli invece in modo simbolico, aprendo la strada ad una diversa misurazione temporale del fenomeno. C'è quindi anche chi ritiene che il Kali Yuga durerà meno, ad esempio la tradizione Vaishnava, che considera Sri Caitanya Mahaprabhu 1486-1544 come la manifestazione di Krishna, considera che dopo 10.000 anni dall'inizio del Kali Yuga, quindi nell'ottavo millennio,
nostro millennio, tutti i devoti avranno conseguito la liberazione e avranno lasciato il pianeta. E c'è chi ritiene, fra questi anche Genon, il ciclo anche di ulteriore minore durata di tempo. Per alcuni di loro il Kali Yuga potrebbe quindi essere già concluso, in coincidenza con l'avvento dell'età dell'acquario. È realistico considerare che i grandi cicli conoscano sotto periodi di segno opposto. In questo caso si potrebbe supporre che vi possano essere dei sottoperiodi d'oro, d'argento o di bronzo, la cui durata potrebbe essere persino di qualche migliaio d'anni. È importante considerare l'insieme di quanto detto prima, sia sotto il profilo simbolico, sia dal punto di vista della sua declinazione nel nastro del tempo, aprendo la strada a due ipotesi di lavoro. Allora, le due ipotesi sono: la prima, che all'interno dell'età del Kali Yuga permangano comunque importanti tracce dell'età precedente, quindi di quella dell'oro, dell'argento e del bronzo, con relativo accesso alle fonti, alle pratiche, eccetera. Secondo, che nel cuore e nella mente del singolo individuo vi siano le possibilità di superamento dei dualismi attraverso la meditazione e soprattutto attraverso l'intuizione. Ciò consentirebbe di considerare un ulteriore elemento, quello della trasformazione della forza dirompente dell'età della distruzione in corrente ascensionale sul piano della consapevolezza, una sorta di trasformazione etica dell'energia utilizzata a fin di bene. E tutto questo è coerente con le nostre attuali possibilità e con quelle della quinta razza radice dell'umanità, la conoscenza dei cui cicli consente di meglio percepire l'interesse del fenomeno. Lo schema appena illustrato va collegato a quanto sottolineato da Ni Besant ed Elena Petrovna Blavatsky. La prima, Annie Besant, dopo aver raccomandato, e cito testualmente, guardate all'universo fisico con l'occhio dello spirito e ci vedrete un'immagine dell'universo spirituale. E cita poi uno dei Mahatma e l'affermazione di quest'ultimo, quindi di uno dei Mahatma. Voi guardate sempre alle cose dello spirito con gli occhi del corpo. Ciò che dovete fare è guardare alle cose del corpo con gli occhi dello spirito. La conclusione a cui arriva Besant è che, invece di cercare di degradare lo spirituale e di limitarlo all'interno di angusti spazi fisici e di definire lo spirituale come inesistente perché il cervello umano è incapace di afferrarlo, dovremo guardare all'universo fisico con maggiore profondità e vedere in esso l'immagine, l'ombra, il riflesso del mondo spirituale, e imparare le verità spirituali studiandone le immagini esistenti nel mondo fisico attorno a noi. Arriviamo adesso ad Elena Petrovna Blavatsky, che, come ha ben sottolineato Giorgio Pisani in suo recente saggio, osserva rispetto alla creazione della realtà, e questa è la citazione da Blavatsky, l'universo manifestato è pervaso dalla dualità, ed è, per così dire, essenza stessa della sua esistenza come manifestazione. Ma proprio come i poli opposti di soggetto e di oggetto, spirito e materia, non sono che aspetti dell'unica unità una in cui essi sono sintetizzati, così nell'universo manifestato c'è quello che unisce lo spirito alla materia e il soggetto all'oggetto. Questo quid, attualmente sconosciuto alla speculazione occidentale, viene chiamato dagli occultisti il turbine infuocato, Foat. È il ponte attraverso il quale le idee che esistono nel pensiero divino vengono impresse sulla sostanza cosmica come leggi di natura. Il turbine infuocato è così l'energia dinamica dell'ideazione cosmica, o, guardando la cosa sotto un altro aspetto, è il mezzo intelligente, il potere che guida tutta la manifestazione, il divino pensiero trasmesso e reso manifesto attraverso gli architetti del mondo visibile, di Anchoa,
Di conseguenza, dallo spirito o ideazione cosmica deriva la nostra consapevolezza. Dalla sostanza cosmica derivano i vari veicoli in cui questa coscienza si individualizza e raggiunge l'autocoscienza o coscienza riflessa. Il turbine infuocato nelle sue varie manifestazioni è il misterioso anello di collegamento tra la mente e la materia, il principio animatore che vitalizza ogni atomo. Fine della citazione di Blavatsky. Come è noto, la denominazione di Kali Yuga non è correlata al significato del nome a quello della dea Kali, ma fa riferimento con ogni probabilità a una simbologia presente in un gioco di dadi introdotto in India dagli Arii e al termine Kali ha il suo significato di conflitto. E naturalmente c'è anche una rappresentazione, c'è un demone che ha il nome di Kali, che non è la dea Kali. È però altrettanto vero che la simbologia della dea Kali è una felice rappresentazione del Kali Yuga, visto come potenzialità di crescita. Kali nasce dalla fronte di Durga, l'irraggiungibile, ed è una dea guerriera direttamente collegata a Shakti, cioè al potere, alla forza, all'energia femminile. Non dimentichiamo che nella cultura indiana anche la rappresentazione del divino avviene, almeno fino al livello di Brahman, fino a Brahman, nelle due forme, maschile e femminile, e che, come affermava Vivekananda, l'unità fra donne e uomini è indispensabile affinché possa essere restaurato nel mondo il fondamentale equilibrio fra energie e qualità maschili e femminili. L'uccello dello spirito dell'umanità non può volare con un'ala sola. Non dimentichiamo, e dunque lo yantra di Kali ci mostra la dinamica del suo dispiegarsi nella manifestazione. Quel che qui interessa non è inseguire la declinazione dei riti che hanno caratterizzato e caratterizzano il culto della dea, alcuni del tutto truculenti, ma cogliere il valore simbolico della potenzialità creatrice della distruzione. Kali consente di andare oltre all'esperienza e ai condizionamenti del vissuto, favorisce il cambiamento interiore e apre la strada all'intuizione. C'è una Devi Upanishad in cui la grande dea descrive la propria vera natura che trascende l'esperienza e l'esistenza empirica. Alla domanda «Grande dea, chi sei tu?» Kali risponde così. Essenzialmente, questo è molto importante, essenzialmente io sono Brahman, l'assoluto. Da me ha avuto l'origine del mondo che comprende Prakriti, la sostanza materiale, e Purusha, la coscienza cosmica, il vuoto e il pieno. Sono beatitudine e non beatitudine, sono conoscenza e ignoranza, sono i cinque elementi. E anche ciò che è diverso dai cinque elementi. Sono i cinque elementi grossolani e anche i cinque elementi sottili. Sono il mondo intero. Sono i Veda e ciò che è diverso dai Veda. Sono lo sconosciuto, sono il sopra, sono il sotto, sono l'intorno, sono io. Ma come coniugare tutto questo con il quotidiano? HPB, in un passaggio della voce del silenzio, ci offre una preziosa indicazione in proposito. Dice HPB, imparate a distinguere il vero dal falso, ciò che sempre svanisce, l'effimero, da ciò che dura per sempre, l'imperituro. Imparate prima di tutto a distinguere la scienza del cervello dalla saggezza dell'anima, la dottrina dell'occhio dalla dottrina del cuore. Le parole di Blavatsky portano con sé alcune conseguenze pratiche che inducono la necessità per l'essere umano di tre aspetti. Primo, di fidare delle percezioni sensoriali,
che vanno utilizzate praticamente per quello che sono: essere capaci di discernimento, cercare la sintonia con le strade alte della vita. Naturalmente l'applicazione della teosofia nella vita quotidiana trae ragione e conforto dalla consapevolezza che deriva dal conoscere la costituzione dell'uomo, sia nella realtà rappresentata dal corpo fisico, emozioni e aspetti mentali concreti, sia nella dimensione per così dire sottile che trascolora nella realtà della ragione, degli archetipi, dell'intuizione. La percezione dell'essere umano corre spesso il rischio di essere parziale, limitata, proiettiva. L'approccio di tipo teosofico invece ci porta ad una visione globale, sistemica, olistica, ed è proprio quest'ultima che apre la possibilità e le porte alla via del cuore. Ma quali sono gli elementi che, sbarrando la via del cuore, impediscono di fatto il fiorire della dimensione teosofica nella vita quotidiana? E soprattutto poi, quali possono essere i rimedi, gli antidoti a questi elementi distorsivi? Proviamo a vedere allora quali sono gli elementi che sbarrano la via del cuore. Primo, valutare la realtà in modo manicheo, suddividendo rigidamente e senza possibilità di conciliazione la dimensione spirituale da quella materiale. Materia e spirito, come ci insegna la teosofia, sono invece in realtà un'espressione del parabrahma, e sono integrate fra loro, armonizzando così la vita una. Ci dice nella cosmogenesi della dottrina segreta, Elena Petrovna Blavatsky, ci dice questo: lo spirito o coscienza e la materia devono tuttavia essere considerati non come realtà indipendenti, ma come i due simboli o aspetti dell'assoluto parabrahma, che costituiscono le basi dell'essere condizionato, soggettivo e oggettivo. Secondo elemento, ritenere la scienza e la fede come fattori distinti tra di loro. In realtà, la conoscenza deriva da un approccio olistico e si basa su una visione integrale della realtà. Alcune recenti conclusioni scientifiche, quali quelle, per esempio, che attribuiscono ai neutrini una massa molto 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 blanda e delle possibilità della luce di portare informazioni alla materia, confermano la bontà di un simile approccio. Un terzo elemento distorsivo è questo: considerare che il cambiamento avviene sempre e solo per fattori esterni. Al contrario, noi stessi siamo gli artefici del nostro destino all'interno dei limiti karmici che ci caratterizzano. Il karma va inteso soprattutto come legge di armonia. Siamo noi che coloriamo la vita e la qualità delle nostre forme pensiero e questo determina in parte il nostro futuro. Nella quotidianità, infatti, il karma, la legge di azione e reazione che mantiene in equilibrio l'universo, esprime la sua compiutezza e nel quotidiano abbiamo sia la possibilità di agire nell'ottica del servizio, sia di trasformare la vita in una vera e propria palestra della ricerca della verità. Ulteriore elemento è rifiutare il cambiamento. È un rifiuto che di norma avviene per paura, per ignoranza, per egoismo, e in un tale rifiuto c'è una sorta di negazione della vita. Ulteriore elemento, cristallizzare le nostre visioni del mondo, i nostri schemi mentali. Ciò può certamente essere rassicurante perché nelle nostre abitudini mentali acquisiamo sicurezze, ma non tiene in considerazione che la legge di evoluzione porta all'espansione della coscienza. Anche la conoscenza dunque è evolutiva. Non considerare, questo è il sesto aspetto, che l'aspetto divino e la vita quotidiana sono correlati in modo molto stretto. Opporsi a una visione integrata dell'esistenza limita di fatto il nostro vivere.
La magia del cuore si manifesta solo quando si hanno il coraggio e la determinazione di togliere potere al proprio io e alla propria mente. Come fare? La consapevolezza della nostra buddhità ha due componenti che dobbiamo imparare ad unificare. Dilatare il momento presente fino a farlo coincidere con l'eternità, come ci insegna Blavatsky nel suo modello di meditazione, e applicare una pratica compassione verso tutti gli esseri viventi. È utile ricordarsi, al di là delle apparenze, che siamo tutti sulla stessa barca e soprattutto che siamo tutti infinite sfaccettature della stessa anima universale. Il ricordarselo o meno crea la differenza fra l'ordinaria miseria e limitata condizione umana e le vette dell'illuminazione interiore. Arriviamo infine al settimo punto, opporsi alla gratitudine nei confronti della vita. Quando si cade in uno stato mentale di questo tipo, cioè opporsi alla gratitudine nei confronti della vita, vale la pena di ricordare un proverbio cinese. Se guardi il cielo dal fondo di un pozzo, è un buco. Se lo guardi dall'alto di un monte, oltre il cielo, c'è sempre altro cielo. Nel quotidiano anche il metodo ha la sua importanza. Come non pensare allora al dialogo socratico, basato sul fatto che i ricercatori della verità mettono in discussione le proprie opinioni. E anche naturalmente pensare al metodo krishnamurtiano, fondato sull'osservazione e sul superamento del dualismo fra osservatore e cosa osservata. L'osservazione e la relazione cosciente possono aprire la vita e il quotidiano alla dimensione della meditazione e a quella del servizio. Diviene così importante abbandonare, almeno per un attimo, tutte le registrazioni, i dettati, le elaborazioni proprie ed altrui, per aprirci all'osservazione neutrale e disinteressata. Il respiro si fa ad un tempo più leggero, ma ancora più profondo. La mente sospende i giudizi, non c'è più affanno. Osservo, semplicemente osservo senza giudicare. Sento, percepisco la differenza fra la dimensione dell'essere e quella dell'avere. Comprendo che la manifestazione esprime una profonda unità. Tutto è relazione. Ma se tutto è relazione, interscambio, allora significa che qui ed ora anche ciò che faccio, che sento, che dico è importante, è in grado di cambiare il mondo. Il metodo socratico è basato sull'ascolto e sulla condivisione, vive sulla consapevolezza che l'uomo ha delle possibilità di espandere la propria coscienza. La meditazione è respiro, vive di riconoscenza e di sacralità e sboccia nel silenzio. Alcuni elementi possono aiutarci nella concretizzazione di tutto ciò, a partire dal non sottovalutare l'importanza della qualità del pensiero e della parola. Un antico adagio afferma infatti: morte e vita sono il potere della lingua. La necessità di un sano nutrimento, nutrimento non violento. La scelta di relazioni umane positive, virtuose e costruttive. La dimensione della preghiera come ringraziamento alla vita una e non come richiesta a un'immagine. L'opportunità della dimensione meditativa, che non è una tecnica, ma uno stato della coscienza. La scelta di una vita semplice in cui vi sia spazio per il silenzio. L'essenzialità, infine, della dimensione del servizio come meditazione in atto. Nella ricerca della felicità, Jiddu Krishnamurti afferma:
solo quando si riesce ad andare oltre il groviglio di idee che costituiscono l'io, che è dotato di totale o parziale continuità, solo quando si riesce a superarlo, allorquando il pensiero è completamente muto, solo allora si realizza uno stato dell'esperire e si saprà allora che cos'è la verità. Non risulterà inutile soffermarsi su un passaggio della voce del silenzio di Elena Petrovna Blavatsky. Tre aule o stanco pellegrino conducono al termine della prova. Tre aule o conquistatore di Mara ti condurranno per tre stati al quarto e da questo ai sette mondi, ai mondi dell'eterno riposo. Il nome della prima aula è ignoranza, avidia. E questa è l'aula in cui hai visto la luce, in cui vivi e morirai. Il nome della seconda è aula della cognizione. L'anima tua ritroverà i fiori della vita, ma un serpente attorno ad ogni fiore. Il nome della terza aula è sapienza. Al di là si stendono le acque senza spiagge di Aksara, la fonte indistruttibile dell'onniscienza. Andiamo alla conclusione. Non si può non sottolineare la straordinaria affinità con il metodo platonico e con il cammino del percorso verso la consapevolezza quale appare nella voce del silenzio. Si pensi al mito platonico della caverna e anche alle immagini buddiste della caccia al toro. Nel primo, narrato nella Repubblica, da Platone nella Repubblica, si possono distinguere tre fasi. Quella in cui dominano l'oscurità e l'ignoranza, i prigionieri infatti, rivolti verso il fondo della caverna, possono vedere solo le ombre della realtà. Secondo, quella seconda fase, quella in cui i prigionieri si girano verso l'entrata della caverna e riescono, non senza fatica, a distinguere le forme reali e la fonte luminosa che le rende visibili. Terza, quello in cui chi si è liberato dalle catene dell'ignoranza ed ha contemplato la fonte della luce ritorna nella caverna a liberare coloro che sono ancora incatenati nell'oscurità. Adesso provo a condividere, ecco, questa. Le stesse fasi, quindi la mia tesi è la voce del silenzio, il mito platonico della caverna e la caccia al toro della tradizione buddista in una profonda unità. Le stesse fasi si possono individuare nelle immagini della caccia al toro. Sono otto formelle, sono dieci formelle, di cui otto dipinte da Fo Kui Wepoi e due da Kuo Han Shiwan, monaco Chan della scuola di Lin Chi, vissuto nel XII secolo. La prima immagine si propone un individuo smarrito fra erbacce, monti e corsi d'acqua, metafore queste degli attaccamenti e delle passioni. Le immagini dalla seconda alla nona rappresentano il viandante che scopre le tracce del toro, scopre le tracce del toro, metafora della verità, riesce ad avvicinarlo, riesce a domarlo, riesce a identificarsi in esso. E invece l'immagine dell'ultimo quadro vede l'uomo risvegliato che ritorna al mondo del quotidiano a testimoniare a beneficio dell'umanità il proprio risveglio, che è rappresentato da questa formella senza forma. Dopo questo passaggio, quindi trasversalmente proprio il tema del Bodhisattva, voglio dire, che torna dopo la presa di coscienza, torna nella sua vita quotidiana, naturalmente, e nella sua attività a beneficio di tutti gli esseri.
la straordinaria affinità tra la voce del silenzio, il mito platonico della caverna e la caccia al toro della tradizione buddista rafforza la considerazione sulla centralità spirituale del vivere a beneficio dell'umanità e degli altri esseri, come diretta conseguenza della consapevolezza interiore, una consapevolezza che è arrivata a comprendere dunque appieno il significato di Maya. E questa era la conclusione. Angels diceva che ti ringrazia Antonio per il tuo intervento e lei non ha fatto altro che prendere degli appunti perché il tuo intervento è stato particolarmente significativo. E quindi adesso ci saranno da parte delle persone che hanno partecipato, se vorranno fare delle domande, porti delle domande che scriveranno appunto qui in chat e che naturalmente io adesso, dato che ho cambiato postazione, ho seguito che il problema si è risolto, ci mancherebbe altro, sono ben volentieri, sono qui proprio appunto per tradurre dall'italiano allo spagnolo e vi viceversa. Sì, c'è una persona, un intervento che dice, se puoi gentilmente ripetere Antonio, l'intervento fra la divinità Kali e Durga. Allora, qui abbiamo un aspetto di tipo pratico, diciamo, nella iconografia induista, perché Kali nasce dalla fronte di Durga e questo è un aspetto. Quello che dobbiamo considerare è che siamo di fronte, come dire, a una rappresentazione dell'elemento distruttivo, non in senso negativo, non la distruzione, diciamo, per la distruzione, non la distruzione correlata al male, ma una possibilità che è quella che la distruzione venga a distruggere le vecchie forme, ad andare oltre, voglio dire, alle situazioni negative in cui noi siamo per effetto di molti preconcetti che naturalmente condizionano la nostra mente e il nostro vivere. Forse sono stato un po' lungo, ma Giuseppe... No, lo traduco, non ti preoccupi. Allora, è chiaro Antonio, sì. Cioè, sì. Vuole sapere se c'è appunto qualche relazione fra quello che viene il processo, un parallelismo che viene descritto da San Giovanni nell'Apocalissi e l'epoca invece del Kali Yuga. Beh, certamente l'Apocalisse è un testo, diciamo, che ha a che fare con tutte le cose di cui abbiamo parlato noi oggi. E quindi io questo parallelismo sicuramente lo vedo. Anzi, noi teosofi credo che il nostro secondo scopo che ci è stato dato, quello dello studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze, è quello che ci permette veramente di vedere in tanti testi diversi, come dire, quella saggezza eterna che sta al di là dell'uso di un linguaggio che comunque è condizionato o di una tradizione che comunque anche questa tradizione è condizionata. Quindi vedo parallelismo, vedo assolutamente parallelismo, anche con l'epoca appunto che stiamo vivendo, certamente. Ah, in che città si trova la Società Teosofica, la Segreteria Nazionale della Società Teosofica Italiana? Si trova a Vicenza, nella regione del Veneto, in una posizione che è a 1 ora di treno da Venezia e a 2 ore di treno da Milano. Ecco, quello che volevo dire è perché questo, perché la Società Teosofica ha la sua sede a Vicenza? Perché naturalmente la Società Teosofica è un insieme di volontari e quando il segretario generale viene eletto e abita in una determinata città, la sede, diciamo, della segreteria generale va dove risiede il segretario generale. Quello prima di me abitava a Trieste e quindi la sede della Società Teosofica era a Trieste. Qualcuno prima era di Roma e allora la sede era a Roma. Qualche altra volta in qualche altra città, come Firenze, per esempio, come Genova, e semplicemente perché
i segretari generali abitavano lì e quindi è più semplice organizzare il lavoro della segreteria. Nuria chiede appunto se così come Durga nasce dalla fonte di Kali, allo stesso modo Atene appunto nasce dalla fonte di Zeus, secondo la mitologia appunto classica. Sì. Diciamo che l'immagine è quella, ma sottolineo come nella tradizione induista c'è sempre una rappresentazione duale della divinità, cioè nella sua parte maschile e nella sua parte femminile, fino a quando si arriva alla dimensione del Brahman. Qualcuno di voi ricorderà a Mahabali Puran, c'è un sito archeologico in cui c'è un'enorme pietra in cui viene rappresentata la vita come la corrente del fiume Ganga, del Gange, come dire, e da una parte e dall'altra del fiume sono rappresentati le diverse espressioni maschile e femminile, diciamo, della divinità, finché alla fonte poi tutto diventa uno. Quindi l'immagine della nascita di Venere dalla fronte di Zeus, voglio dire, è simile come concetto, e qui potremmo naturalmente approfondire, voglio dire, che cosa significa nascere dalla testa, diciamo, di qualcuno, ma naturalmente ogni cultura poi ha le sue specificità. Allora, la domanda è questa, traduzco. Entonces, si tratta di trascendere, diceva, dalla mente inferiore in questo processo per allinearci con la parte che non muore, no? Dell'essere umano nella seguente tappa dell'evoluzione per arrivare poi al fine al Kali Yuga, questo naturalmente è riferito naturalmente alla sesta subrazza. Sì. Chiaramente noi abbiamo visto nella parte iniziale, quando abbiamo descritto i vari yuga, come ci sia questo processo di identificazione dell'essere umano processo progressivo di identificazione dell'essere umano con la materia. E questa è una caratteristica. Naturalmente nel processo evolutivo nulla va perduto, quindi non significa che in questo momento non ci sia come potenzialità di consapevolezza dell'essere umano il tipo di percezione della realtà legato agli altri yuga. Questo è l'aspetto da tenere presente, perché questo significa che praticamente noi, che siamo dei pellegrini, dei ricercatori spirituali, e che siamo comunque, che viviamo in questa dimensione duale, perché viviamo in un mondo, come dire, ricco di separatezze, in un mondo ricco di contrasti, in un mondo ricco di problematicità, pur tuttavia abbiamo, come dire, attraverso la nostra ricerca, attraverso la meditazione, attraverso la teosofia, attraverso la poesia, abbiamo questa possibilità di ricongiungerci all'unità. Giuseppe, sono andato un po' lungo. Ma... No, ti preoccupi, spero, ne vado e lo riassumo, non ti preoccupare. Del resto potremmo dire anche un'altra cosa. Le nostre prese di coscienza più importanti, è difficile che le facciamo quando tutto va bene. Claro. Quando tutto va bene, come dire, cerchiamo di conservare che tutto vada bene. Nei momenti invece in cui il karma, come dicono i teosofi, ci presenta qualche asperità nella vita ed entriamo nella dimensione della comprensione di questo e del dolore,
allora sono i momenti in cui, come dire, si accendono molti fari, molte possibilità nella nostra consapevolezza. Solo che noi riusciamo ad andare oltre all'identificazione, come dire, con il piano materiale. Quindi dice praticamente che è una grandissima opportunità il Kali Yuga, perché finché le cose vanno bene, nessuno appunto si domanda, non si pone appunto delle domande, eccetera, ma quando ci sono dei problemi invece è una grande opportunità, perché alla fine ogni essere deve quindi svegliarsi, muoversi, deve quindi agire per poter cercare di risolvere questa difficoltà. Bueno, allora lei ti ringrazia Antonio, perché... Dice che scriverà su un fogliettino che attaccherà, che appenderà al frigorifero, e la frase è appunto, sì, sarà? Dimmi. Se tratta di dilatare il momento presente. Il momento presente, fino a quando coincide, fino a quando poi coinciderà con l'eternità. Si unirà quindi con l'eternità. Quindi ti ringrazio, perché questa frase le è piaciuta molto e quindi se la scriverà e la metterà appunto in evidenza. Quello che posso dirti, Angels, è che questo concetto i miei padrini teosofici, io ho avuto, diciamo, una padrina e un padrino teosofici, sì. Hanno molto, molto, molto insistito con me su questo concetto qua. E questo è un concetto che sento profondissimamente. Bene, ci ringrazia per questo intervento, ringrazia a te Antonio, ringrazia i traduttori, e che anche l'esperienza purtroppo da me vissuta con l'interruzione purtroppo per via telematica di internet, diciamo, ci ha dato uno stimolo no ulteriore per la pazienza, e comunque ringrazio e speriamo che ci si possa vedere, non soltanto adesso ci dà un abbraccio virtuale, ma speriamo che presto ci si possa veramente abbracciare anche fisicamente. Anch'io, Angels, ringrazio moltissimo te, la Società Teosofica Spagnola, quella portoghese e tutti gli amici e le amiche con cui sono stato assieme. Quando si fa una conversazione, anche se virtuale, e non si è soli, è un momento di grande arricchimento per me, è un momento di grande arricchimento, e quindi è stato bello stare con voi, perché penso che noi teosofi abbiamo questo grande dono che ci è stato dato dai nostri fondatori, che è quello di avere una possibilità veramente di vivere la ricerca della verità con un profondo sentire che non è solo quello della mente, ma è anche quello del cuore, in una grande unità che è quella della fratellanza, e questo è un valore assoluto. Quindi per me oggi pomeriggio è stato proprio essere insieme con tutti voi. E adesso il fratello Carlos Guerra ha chiesto la parola. Comunque, vale. Son poche parole che quero dire. Sono poche parole, speriamo di poterle tradurre bene. Le mie reminiscenze universitarie si metteranno a dura prova. Non posso lasciare di ringraziare al nostro amico Antonio Girardi il fatto di aver riferito la sezione portoghese e di aver complimentato. Allora, non può non finire di congedarsi la fratello Antonio, per aver ringraziato la Società Teosofica Portoghese.
Obviamente que agradeço também a nossa amiga Angela Sborron por ter proporcionado esta sessão. E ringrazio naturalmente anche la sorella Angels per aver appunto organizzato questo incontro. Foi un piacere enorme riverti, Antonio. È stato un piacere enorme a riceverti, vederti, Antonio. A Patrizia também. E anche Patrizia. Un abbraccio molto grande per tutti, in nome della sezione portoghese. E un abbraccio affettuoso per tutti dalla sezione teosofica portoghese. Gracias, gracias. E molto obrigado. Pues. Va bene, ringrazia naturalmente, sta ringraziando a tutti, ringrazia per l'interessante conferenza che hai tenuto Antonio e comunque ringrazia anche i traduttori che Enrico e me e speriamo di poterci vedere anche presto e nella chat ci sono appunto tante domande, tanti ringraziamenti sia per la serata di oggi anche naturalmente per il nostro intervento, però in particolare il tuo Antonio che è stato veramente pregevole. Senza dimenticare naturalmente i fratelli che ci hanno seguito dal continente americano, dalla Bolivia, da Miami, eccetera, eccetera. Quindi cruzare il charco, come si dice in spagnolo, no? Come si dice in spagnolo un proverbio, l'oceano viene detto una piccola pozzanghera. Infatti c'è questa espressione cruzare il charco, sto traducendo e spiegando ad Antonio sì, sì. E ai fratelli italiani appunto che significa attraversare l'oceano come se fosse, come se si attraversasse, in sì. Un certo senso si saltasse una piccola pozzanghera. Ecco, per dire che sono veramente molto molto vicini. Ecco, quindi ringrazio Angels a tutte le persone che sono intervenute anche dal continente americano per ascoltare il tuo intervento, Antonio.